esce una fora da ogni portone, ma quanti persona, 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 perché sta città. Un evento dello scrittore Vincenzo Russo giunto alla 16ª edizione, il concorso nazionale di poesia e narrativa Talenti Vesuviani, il cui tema centrale è la legalità. Le telecamere in città sempre presenti nella biblioteca a Villa Bruno di San Giorgio a Cremano. Seguitemi. Vincenzo Russo, è sempre lui, da 16 edizioni per questo concorso nazionale ed internazionale Talenti Vesuviani. Vincenzo, 16 edizioni, beh, mai immaginato di arrivare a questo numero? No, l'immaginazione va oltre, io vorrei arrivare a 30, 40, insomma, finché il Padre Eterno mi tiene in vita. E io in questa cosa, come te, no, lo sai, ci credo tantissimo nel dialogo democratico tra liberi cittadini e istituzioni, quindi. Senti, questa edizione però è davvero ricca, sempre molto più in alto, perché sì. Un concorso di poesia e narrativa nazionale, ma addirittura anche internazionale. Sì, sono arrivati testi da Israele, dalla Germania, dalla Francia, questa è la potenza dei social e mi inorgoglisce. Il premio quest'anno è dedicato alla figura di Giuseppe Salvia, che tutti conosciamo come il vice direttore del penitenziario di Poggio Reale, barbaramente assassinato da tale Cutolo, possiamo dire, perché è l'unico omicidio che lui poi ha riconosciuto. Abbiamo la presenza del, ringrazio ovviamente la città di San Giorgio a Cremano che sempre mi sostiene in tutti i sensi, il sindaco Giorgio Zino con tutta l'amministrazione, ringrazio il presidente De Luca per il patrocinio concesso e ringrazio il presidente Fontana, l'onorevole della Presidente della Camera dei Deputati, che addirittura ha inviato questo bel premio di rappresentanza e su sua espressa indicazione da consegnare a uno degli autori che ha partecipato alla sezione legalità. C'è un legame culturale ma anche amicale, sono 16 anni, io sono 16 anni che sono in amministrazione, abbiamo iniziato insieme, lui con l'associazione, io con la politica o meglio con l'istituzione, ed è un percorso bello perché è sempre ricco di legalità, cultura e giovani, quindi tre cose che insieme si legano bene e che si devono legare bene in un territorio come San Giorgio a Cremano. Il tema centrale di questi concorsi di Vincenzo Russo è la legalità e quindi tu in prefettura sicuramente questa parola lo fai del tuo pane quotidiano? Sì, questo è un tema cardine, soprattutto ecco, durante le attività lavorative che ci troviamo a svolgere ogni giorno e andiamo avanti soprattutto nel ricordo di coloro che hanno speso la loro vita per portare avanti un principio che è quello di legalità e quindi facciamo tesoro delle loro azioni. Io sono qui dal 2009 che non perdo un colpo tranne l'interruzione del lockdown come dicevamo prima e quindi sono affezionatissimo a venire qua. Amo tantissimo Vincenzo, tutto il contesto, anche Lorenza che è un altro punto di riferimento per questa edizione, quindi è un piacere, è un ritorno a casa. Noi catanesi Napoli è la seconda casa, quindi noi ci sentiamo a casa tutti noi. E viceversa per noi. Dottore, un premio dedicato quest'anno a Giuseppe Salvia, assassinato barbaramente, perché la legalità è sempre al centro di queste iniziative di Vincenzo. Sì, perché è un tutt'uno, legalità e cultura, legalità e vita, perché la legalità non è quello che noi a volte rappresentiamo quando ci sono quelle situazioni tutte un po' impomatate e quindi c'è solamente le istituzioni che parlano a se stesse, occorre entrare come si suol dire tra la gente, tra le persone, perché la legalità non è solo dall'alto, la legalità è soprattutto dal basso, dall'alto c'è una forma di garanzia, ma la legalità viene dal basso, dai ragazzi, dai cittadini che non possono solo chiedere, devono anche intervenire attivamente, sono due mani che si devono stringere, no? Una sola mano che si tende verso l'altra.
ed è sempre un piacere avere accanto a me una personalità così, e soprattutto per Vincenzo Russo, che ti ha voluto fortemente in questa 16ª edizione. Chissà perché, perché la legalità è sempre al centro di queste belle mattinate di Vincenzo. Ma no, la legalità è la cosa più importante, soprattutto in territori come Napoli, parliamoci chiaramente, perché purtroppo non è che siamo all'apice della buona società, anzi tutt'altro. Comunque i napoletani ce la stanno mettendo tutta, e quindi automaticamente si deve a forza parlare di legalità, perché molte cose non vanno e quindi bisogna combattere. Come si farà ad aggiustare questa Napoli? Da dove partiamo? La collaborazione di tutti quanti. Come dice Vincenzo, lo Stato siamo noi. Bravo, questo è. Ma poi abbiamo fatto degli esempi anche che con la collaborazione si riesce automaticamente a combattere la malavita organizzata, anche se a Napoli è un po' difficile, perché in effetti c'è la solidarietà di gran parte del popolo che vive di miserie, e quindi automaticamente si deve appoggiare a qualcuno. Il concorso quest'anno è arrivato alla 16ª edizione, noi siamo molto fieri e orgogliosi perché sta registrando un successo sempre più grande, e addirittura quest'anno si sta un pochettino anche internazionalizzando, ecco, il termine è lungo però difficile da pronunciare. E abbiamo tra i partecipanti, abbiamo ricevuto elaborati dalla Cina, da Israele, dalla Svizzera, dalla Germania, e quindi effettivamente cresce non solo per numero ma anche per qualità. Una grande testa quella di Vincenzo. Sì, io infatti ho detto una ne pensa e 100 ne fa, quindi veramente è così. E oggi si coniuga cultura e legalità. Quindi per questo noi non possiamo mai mancare. Giustamente ha ricevuto anche lei questo bellissimo, questo riconoscimento. Riconoscimento che ci perviene dalla Camera dei Deputati, ce l'ha mandato direttamente l'onorevole Fontana, che ci tiene che noi lo consegniamo a uno dei vincitori delle sezioni delle quali fa parte il concorso che quest'anno abbiamo intitolato al dottore Giuseppe Salvia. Con noi avremo l'onore e il piacere di avere la signora Giuseppina, accompagnata dai figli dottore Antonio e dottor Claudio. Vediamo che succede, a chi andrà questo bellissimo riconoscimento. Grazie e buona mattinata di cultura e legalità. Grazie. Bel premio, anche perché comunque il tema centrale di questi tuoi concorsi e questi tuoi premi è la legalità. Lo Stato siamo noi, questa è una frase tua che mi ha sempre colpito. Lo Stato siamo noi, perché spesso noi, quando ci troviamo a cospetto delle istituzioni, usiamo il loro. Loro, no, perché loro? Lo Stato sono io, cioè siamo tutti noi. Quindi che cos'è lo Stato? È un'organizzazione politica, sociale e culturale che gestisce, voglio dire, un territorio ed un popolo. Noi ci aspettiamo sempre la fedeltà da parte dello Stato, ma anche lo Stato si aspetta la fedeltà da parte nostra. Quindi viva la legalità. Viva la legalità e viva queste giornate, queste mattinate meravigliose che solo tu sai organizzare così bene. Di domenica alla mattina vedere questa biblioteca, un tempio della cultura, è davvero molto molto bello, sì, Vincenzo. Qualcuno mi ha consigliato, dice, ma non lo puoi fare un po' prima? E magari la prossima volta ci messi la mattina. Così, però... No! Così, un po' più prima di così non posso. Auguri, in bocca al lupo per tutto, Vincenzo, lo sai, di cuore. Gli amici in città. A tutti gli amici di... Sì, gli amici in città. So we're moving our miles, but the music is loud. Le telecamere di In Città vi portano questa sera al Multicenter School di Pozzuoli per la presentazione del calendario delle studentesse e la serata conclusiva all'elezione della studentessa 2023. Andiamo! Noi
Luigi Aprea, ideatore di questo calendario, il calendario delle studentesse. No, in realtà già esisteva. Io sono 5 anni che l'ho rilevato. Ovviamente ho cercato di mettere nel mio, in un progetto che già da anni era vincente, poi è stato un po' accantonato e l'ho ripreso 5 anni fa, un po' cambiandogli un po', diciamo, le skills. Sicuramente oggi sono molto contento perché faremo per la prima volta beneficenza con la vendita del calendario e anche per il tema trattato che è appunto preziosa, preziosa è la vita, come anche la donna in sé. In questo calendario ci sono 2 testimonianze, la copertina e il fondo, di 2 donne che hanno superato e sconfitto il cancro. E voglio fare un plauso, oltre ai professionisti, perché già le avrete fatti, diciamo, per la puntata, ma anche alle modelle, perché non era così scontato che loro potessero appunto accettare di essere ritratte, al contrario di quello che fanno sempre, no? Imbruttite. Di solito la modella viene sempre, diciamo, abbellita. Loro hanno accettato, hanno vinto la sfida, perché secondo me questo calendario è molto bello. Questo progetto donna, te che, diciamo, eri indirizzato verso l'uomo, no? Come nasce? Guarda, io sono un esteta della bellezza, mi piacciono le cose belle, i paesaggi, le città storiche, per cui per me l'abbigliamento è un culto. Poi Harold è come se fosse un figlio per me. Sono circa 35 anni che mi occupo di questa azienda, spero di esserci ancora per parecchi anni e vorrei ripetere la stessa cosa anche in questo segmento nuovo. Abbiamo creato una collezione donna e specificamente per le diciottenni, praticamente per chi deve contrarre il diciottesimo anno di età, per cui c'è questa cosa nuova per noi. Speriamo di essere in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze più estrose e quelle che vogliono sentirsi belle per una cerimonia o comunque per un evento speciale, quindi avremo degli abiti, io li ho visti, sono spettacolari, dei colori meravigliosi. Stasera che cosa abbiamo deciso, diciamo, per queste ragazze? Come le abbiamo truccate? Seguendo una linea specifica o hanno scelto loro? Allora, sicuramente noi abbiamo, insomma, seguito le linee guida di quelle che erano le direttive un po' del direttore artistico, ma comunque tenendo in considerazione i gusti delle ragazze, quindi abbiamo seguito un po' quello che era il gusto di un rossetto o comunque un eyeliner un pochino più evidente, ecco. Sì, il tema di quest'anno è stato un tema abbastanza forte e delicato, che è quello appunto del cancro, comunque della malattia e della, incentivare comunque le donne alla prevenzione. Il titolo appunto del calendario e quindi della copertina preziosa, perché preziosa? Perché la donna è preziosa, perché la vita è preziosa, quindi proprio perché la vita è preziosa va fatto in maniera molto preventiva appunto dei controlli, appunto tenersi sotto controllo e quindi prevenire qualsiasi tipo di malattia. Noi abbiamo una copertina e poi abbiamo anche la nostra modella della copertina in carne ed ossa, che si chiama Palermo Lucia. Infatti a Lucia volevo chiedere qualcosa da dire a queste ragazze, no? E a chiunque diciamo vuole fare prevenzione o ha delle problematiche come le hai avute tu, insomma. Allora, in generale quello che consiglio sempre a tutte le ragazze è di non sottovalutare qualsiasi minimo segnale e anche in assenza di segnali quello di controllarsi una volta l'anno, perché in questi casi il tempismo è praticamente tutto.
Abbiamo curato tutte le 12 immagini avendo proprio ogni mese un dettaglio diverso, quindi un look diverso, una ricerca dell'immagine in collaborazione con Millimetrica, con Mario Barbieri e con Melca, con l'Accademia Melca per quanto riguarda loro per il trucco e noi per il parrucco. È stato veramente un bellissimo progetto e uno di tantissimi progetti che faremo insieme. Palm trees, yeah, no stress season. Feet up and I'm laid back. So I can't even take my jacket off. Smoke from my lips look like exhaust. Gotta feed your creatures when you in the dark. So deep, get your Uber lost. Foreign things meant for me, and I know that. Te quiero mucho, questa sera vestirà, anzi, svestirà, diciamo, le ragazze, no? È vero, sì. Buonasera, buonasera. Come al solito le vestiremo, ma vestiremo fresche, anche se non è il periodo, però in previsione dell'estate prossima. Ecco, cosa vedremo, no? I costumi che vedremo questa sera, l'abbigliamento mare che vedremo questa sera, è stato realizzato dalle tue sapienti mani? Sì, buonasera a tutti innanzitutto e vabbè sì, ovviamente anche con l'aiuto però di Maurizio, ovviamente Esposito, io ho dato il mio tocco di colore, insomma mi sono applicata moltissimo sulla parte molto estetica, ho giocato molto con i colori, le fantasie, i tessuti e poi ovviamente stiamo preparando anche un po' di novità, poi avrete modo di vedere durante ovviamente questo evento tutta l'esibizione insomma, tutta l'esposizione dei nostri capi. Pesa Sicura, qui abbiamo Marcello che supporta questo fantastico evento, se ci spieghi un po' come funziona questo progetto. Assolutamente, Spesa Sicura è un e-commerce, è un supermercato online, è dal 2012 che siamo online, siamo il primo supermercato online italiano e per tutti coloro che acquisteranno o riceveranno il calendario ci sarà una promozione speciale, digitando un coupon Preziosa riceveranno 10 euro di sconto immediato sulla spesa, quindi ulteriormente diciamo incentiviamo l'utilizzo del calendario. Calendario meraviglioso, una serata fashionissima anche perché ci sarà l'elezione, no? Di una Miss, della Miss Studentessa 2023. Sì, dopo diciamo la pesantezza del tema, perché è un tema pesante, abbiamo un po' alleggerito il finale con una sfilata e un premio di 500 euro per la vincitrice. Quindi questa è la prima volta che mettiamo in palio un premio, è la prima volta che il calendario delle studentesse in 16 anni ha una sola vincitrice ed è stasera. Quindi bellezza e sociale, si pensa già al prossimo? Una cosa alla volta, però sicuramente questa forma finale la riprenderemo probabilmente per sempre, perché è giusto che sia così, dobbiamo anche un po' alleggerire la vita. Prima edizione del premio Amo Napoli, ci troviamo in città in Arte Vesuvio per questa prima edizione organizzata dal Damma Club di Italo Palmieri e da Stammacca. 13 donne premiate, ognuno nel proprio settore, un servizio da non perdere solo e sempre in città.
prima edizione del premio Amo Napoli e qui sono in compagnia praticamente di tutti gli organizzatori. Una festa di Natale, ma soprattutto questa prima edizione di un premio in cui verranno premiate 13 donne, ognuno nel proprio settore che si sono distinte. Dama Club, stamma qua. E stamma qua Piras, presidente Italo Palmieri, che bella serata, bellissima. Sì, una serata all'insegna della rinascita sotto certi aspetti. Abbiamo premiato colei che ha individuato per prima in Europa il virus del Covid e quindi ha contribuito non poco, credo, una procidana napoletana, ha contribuito non poco a rimettere in moto, diciamo, attraverso i vaccini la normalità. Ma al di là di questo, noi abbiamo premiato soprattutto persone che lavorano sodo tutti i giorni, quindi poco sotto i riflettori della TV, della stampa e di tante altre cose, ma che quotidianamente con il loro lavoro contribuiscono alla crescita di questo mondo. E perché avete scelto di iniziare con le donne? Abbiamo scelto, specialmente Stamacà ha scelto un premio dell'artigianato ad una conciatrice, una di Castel Volturno, dove lì l'illegalità regna in un modo incredibile. Questa donna dall'83 ha gomitato, si è fatto spazio tantissimo, ha creato veramente un punto veramente di raccolta, ma soprattutto un grande punto di solidarietà. Ci troviamo anche in Arte in Vesuvio, in questo luogo di cultura, arte e spettacolo. Esatto, questo è proprio l'emblema, diciamo, della cultura nella posizione in cui è questo posto, tra tanta gente bellissima, donne meravigliose. Proprio per questo volevo cogliere l'occasione di dare un grosso abbraccio a tutte le donne. Io perciò faccio il parrucchiere come professione. Ed è la donna che oggi ci premeremo, perché per noi oggi, sedendoci a tavolino, la donna è un elemento importantissimo, specie in questo settore. Prima edizione di un premio Amo Napoli, un premio dedicato a 13 donne saranno premiate, 13 donne in ambiti diversi, e a condurre questa kermesse una donna, e che donna, una bellissima donna, è lei, è Maria Monzè, arrivata dritta dritta a Napoli. Grazie per la presentazione fantastica, perché sentirsi dire da una bella donna e che donna fa sempre tanto piacere, finché lo dice un uomo, ecco. E quindi, insomma, niente, io sono onorata di partire alla grande. Questa prima edizione andrà sicuramente, come dico io, al top, e quindi un in bocca al lupo a tutti. E poi c'è un detto che dice la Monzè va da sé, quindi io andrò da me. Davvero carina, simpatica, anche perché io so che tu sei molto affezionata a Napoli, ami molto Napoli. Amo molto Napoli, tant'è che ho sposato un campano, non a caso, e quindi, insomma, niente, io ho tantissimi ricordi legati proprio alla Campania, a Napoli, ma in particolare l'ultimo, l'anno scorso di questi tempi ero nella casa del Grande Fratello ed è passato proprio un aereo con scritto Annarese nei nostri cuori, quindi insomma è stata una sorpresa fantastica. Vi salutavo tutti i napoletani, ciao amici di Napoli, vi amo. Angela, che meraviglia, dai, voi state facendo un lavoro straordinario, io in città lo dico sempre, e devi sapere che questo è un luogo che sta diventando veramente tanto tanto importante, perché è diventato un ritrovo per la cultura, per l'arte, per lo spettacolo, per il teatro. Complimenti davvero alle Sisters Andolfo. E mi riaggancio alle tue parole, perché il nostro intento era proprio questo, quello di creare una culla dove poter ideare, programmare, progettare l'arte sotto ogni forma. Quindi in questo spazio veramente possiamo fare tutto, dalle presentazioni dei libri, rassegne teatrali, cinematografiche, eventi privati, eventi live con musica dal vivo, c'è di tutto e di più. Un teatro bellissimo, di 100 posti, diciamolo. Sì, 102 posti, con il nostro direttore artistico quest'anno abbiamo fatto un bel lavoro, è il primo anno perché siamo una nuova apertura e ci riteniamo veramente soddisfatte e di come sta rispondendo la città e dell'impegno che ci abbiamo messo noi per promuovere lo spazio. È vero, si sente tanto, ma sarà un 2023 che si sentirà ancora di più, non finisce qui. Lucia, abbiamo insieme scritto questo progetto che era un vecchio sogno
sogno nel cassetto, cioè di dare a Napoli un luogo non solo dove si mangia e si scappa, ma bensì conversare appunto o fare cose più importanti, rifarci un po' ai vecchi luoghi di incontro degli artisti, cosa che si era persa in giro, e abbiamo voluto che Napoli accogliesse questo primo format e speriamo bene che la città, come vedo, ci sta cominciando a rispondere. Sì, sì. In città, amo Napoli in arte Vesuvio, signori, è qui, questa è Napoli, e quindi brave ragazze, grazie, complimenti, grazie. Dovevate essere assolutamente premiate per questa prima edizione in arte Vesuvio. Persona, persona, perché sta agitando.